Oggi abbiamo presentato alla sala stampa della Camera dei Deputati l'ultimo lavoro del dottor Antonio Russo, criminologo e autore del libro Stalking, Sconfiggerlo si può. È un'opera importante, oggi il dottore ci ha anche lasciato una proposta di legge che presenta dei miglioramenti del reato di stalking per quanto riguarda anche la prevenzione e quindi l'estensione dell'utilizzo dello strumento del braccialetto elettronico anche per le vittime, in modo da poter raggiungere immediatamente e monitorare chi potrebbe fare del male, ed ancora potenziare quella che è la rieducazione dello stalker, di chi fa del male. Una proposta di legge che sicuramente verrà affrontata nelle opportune sedi, perché da ultimo il codice rosso è stato un punto di partenza e non di arrivo. Dobbiamo ancora fare tanto affinché le donne, le vittime, denunciano maltrattamenti. Oggi 9 casi su 10 purtroppo non denunciano, perché ancora oggi c'è la paura di non essere credute, la paura di essere colpevolizzate e la paura che a seguito di questa denuncia vengano addirittura allontanati i minori dal contesto familiare. Questo ci porta ovviamente a rafforzare la formazione di tutti gli operatori che ruotano attorno al fenomeno della violenza di genere, ovviamente dai magistrati, dagli avvocati, dagli assistenti sociali, dai consulenti tecnici, dalle associazioni, e bisogna prevenire questi allontanamenti coatti, e quindi serve ancora oggi ribadire la necessità di un decreto legge urgente salva bambini. Questo è importantissimo, e un principio di gradualità che tuteli la famiglia di origine, dia gli strumenti per essere aiutata. Ed ancora va rivista la legge 54 del 2006 in tema di bigenitorialità a tutti i costi. Non ci può essere l'obbligo di vedere un genitore se è violento, abusante, se ha creato pregiudizi per quanto riguarda la serena crescita del minore o dei minori. Occorre portare a termine il lavoro iniziato nella scorsa legislatura con la commissione d'inchiesta sugli allontanamenti dei minori, approfondire le condizioni delle comunità educative e familiari, e soprattutto serve fare rete, un grande lavoro di rete che riguarda non solo il Parlamento ma anche tutta la società civile, perché questo problema, questo fenomeno criminale che si chiama violenza di genere ci riguarda tutti e non ci consente di voltare lo sguardo altrove.